Questa sera Lampedusa è più vicina. Al Teatro Ambra alla Garbatella, una serata di incontro e musica per presentare Porto l'Orto a Lampedusa, progetto di Terra Onlus e Lega Ambiente. Un'occasione per presentare il gemellaggio tra l'ottavo municipio e il comune di Lampedusa, che vuole costruire dal basso percorsi di accoglienza diffusa e che ha già portato diverse realtà territoriali a partecipare alla stesura collettiva della Carta di Lampedusa lo scorso gennaio. Protagoniste della serata le storie dei migranti e degli abitanti dell'isola, raccontate nel libro di Alessandra Ballerini Che la vita ti sia lieve. Sul palco anche lo scrittore Henry De Luca, Fabio Ciconte, presidente di Terra Onlus, Amedeo Ciaccheri, consigliere municipale e promotore della mozione di solidarietà, Claudio Marotta, assessore municipale alle politiche giovanili, il consigliere comunale Gianluca Peciola e la sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini. Lampedusa deve ancora entrare in un quadro di coesione e solidarietà nazionale, deve uscire, liberarsi da questo ruolo di frontiera che uccide Lampedusa come tutte le Lampedusa del mondo. E come la carta e il gemellaggio possono essere utili al raggiungimento di questi obiettivi? Sono fili, relazioni che si tessono, sono gesti concreti con cui si costruiscono scambi, e progetti concreti con cui si costruisce quello che si definisce lo sviluppo solidale, no? Lei ha detto tutto ciò che non vediamo non esiste, allora come facciamo ad accendere concretamente i riflettori sia su Lampedusa sia su nuove politiche di accoglienza? Ma, per esempio l'iniziativa del Comitato 3 ottobre, il disegno di legge per dichiarare il 3 ottobre giornata della memoria, o gli scambi che si mettono in atto come il progetto degli orti che parte da Roma per arrivare a Lampedusa, ci sono mille modi per restare insieme e per costruire una forza che dal basso deve costringere verso un cambiamento. Grazie.